Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ben ritrovati per Focus Attualità. Oggi vi parliamo di musica, di grande musica e di un'associazione importante, l'Orfeo Stillo di Paola, che da sempre spinge i giovani e supporta i giovani in un mondo complicato, difficile, offrendo loro delle opportunità, quindi qualità, formazione, traguardo. Grazie per essere con noi a Giusy Ferrara, lei è direttore organizzativo dell'associazione. C'è una scadenza imminente, il 16° concorso lirico, però prima di parlare dell'edizione di quest'anno vi facciamo vedere l'edizione scorsa, quella appunto dello scorso anno, che è stata un successo. Vediamo. Per me è un piacere essere qui perché da paolana, da calabrese, ritornare in questo teatro e sedere accanto di una giuria così prestigiosa e soprattutto accanto all'associazione Stillo, che io ricordo sin da bambina, attiva, seria, professionale e coraggiosa in tante scelte come questa, per esempio. Portare una giuria così eterogenea nelle scelte, nelle competenze, è stato un lavoro importante da parte di un'associazione che opera in un territorio difficile sotto questo punto di vista. Noi come Aslico, che abbiamo come mission quella della formazione dei giovani cantanti, siamo orgogliosi e fieri di averne fatto parte e di portare alcuni di questi giovani nella nostra realtà. E il livello dei cantanti che abbiamo ascoltato è decisamente alto e la cosa che stupisce è la quantità di stranieri, di studenti stranieri che hanno partecipato a questa edizione, che è sintomo sicuramente della riconoscibilità dell'associazione Stillo e della serietà che ha messo in tutte le cose che ha fatto, che diventa oggi più che mai credibilità. Voci e immagini bellissime, lo ricordiamo, relativo alla scorsa edizione, ma che hanno fatto da promo per il 16° concorso internazionale San Francesco di Paola, si chiama proprio così, in programma al Teatro Rendano di Cosenza, perché l'iniziativa è patrocinata dal Comune di Cosenza dal 28 al 30 marzo. Il 30 marzo, Giusy Ferrara, è la data da ricordare. Sì, assolutamente, è la data della serata finale, in cui noi proclameremo i nostri vincitori, ci sarà il concerto finale, per cui aspettiamo un pubblico numerosissimo. La serata naturalmente è ingresso gratuito perché è un'occasione di promozione dei giovani e della lirica, e quindi aspettiamo ovviamente il pubblico, degli appassionati ma anche dei curiosi, magari qualcuno che per la prima volta si accosterà, avrà comunque la certezza di trascorrere una bella serata, ascoltare le più belle arie d'opera del repertorio. E quindi
di compiacere. Aspettiamo tantissimi cosentini e non solo. Oltre ad avere il patrocinio dell'amministrazione comunale di Cosenza, il concorso fa parte del grande progetto dei due concorsi di cui parleremo nella nostra chiacchierata, entrambi fanno parte del progetto di evento culturale storicizzato della regione Calabria. E ci arriviamo. Volevo anche sottolineare che ci sono tantissimi stranieri a partecipare al concorso, quindi il mondo a Cosenza, il mondo lirico. Sì, no, questo lo possiamo sottoscrivere. Già sul nostro sito c'è ad oggi il numero dei partecipanti, il nome e le provenienze. Siamo cresciuti ancora di più quest'anno, abbiamo il 70% di stranieri che arrivano dalla Russia all'America, dall'America, dal Kazakistan alla Francia, tantissima Corea, Slovacchia, Albania, Croazia, Spagna, Germania, veramente un numero nutritissimo di bellissime voci, e poi naturalmente partecipanti da tutto il resto d'Italia. Abbiamo anche un nucleo più piccolo di calabresi, ci fa molto piacere, perché noi alla nostra terra, tra l'altro in questo concorso, ma sempre nelle nostre attività, riserviamo uno spazio particolare, tant'è vero che tra i nostri premi abbiamo inserito un premio per la miglior voce calabrese, il più giovane calabrese, e poi un premio per la migliore esecuzione di un'aria di un compositore calabrese. Sono due borse di studio in denaro, a cui poi si affiancheranno ovviamente tutti gli altri premi. Questo diciamo che il successo, credo, di questa manifestazione è il fatto di offrire una vetrina veramente prestigiosa ai giovani cantanti lirici, giovani, consideriamo che l'età massima è 35 anni, quindi giovani ma già in carriera ovviamente, non giovanissimi. Ed è la capacità da parte del direttore artistico, in particolare del maestro Luigi Stillo, di mettere al tavolo della giuria prestigiosissimi nomi che tra l'altro rappresentano le più importanti istituzioni liriche italiane e che sono le istituzioni liriche che si occupano di promuovere i giovani, perché questa è la cosa più importante di un concorso: offrire loro dei premi concreti. Le borse di studio in denaro sono sicuramente utilissime, perché consentono loro di proseguire gli studi e comunque sono una boccata di ossigeno, ma la cosa più importante è avere delle scritture artistiche presso questi enti che consentono loro di debuttare dei ruoli, poter cantare in concerti per prestigiose associazioni, istituzioni liriche, teatri. Ecco, questa in assoluto credo che sia la forza di questo concorso. Quest'anno il maestro Stillo, affianco a lui, che tra l'altro riveste le vesti di presidente della giuria, ha voluto il direttore generale dell'Aslico di Milano Teatro Sociale di Como, il maestro Giovanni Vegeto, il coordinatore artistico dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino Gianni Tangucci, il casting manager del Teatro Coccia di Novara Renato Bonaiuto, il casting manager responsabile della produzione lirica dell'ente musicale trapanese, il direttore d'orchestra Andrea Certa, poi abbiamo un altro direttore d'orchestra, Giuseppe Finzi, e la responsabile della fabbrica del Teatro dell'Opera di Roma, che è la sezione del Teatro dell'Opera che si occupa di promozione di giovani cantanti lirici, e un critico musicale, naturalmente una voce diversa, il direttore di Opera Click Danilo Boaretto. Insomma, una giuria stellare, ci sì. Sembra proprio di poterlo dire con grande tranquillità. Evento storicizzato, dicevamo, perché la Stillo opera da tanti anni, 1986, la vostra data di nascita. Come è cresciuto il concorso nel tempo? Perché altra caratteristica della Stillo è quella di aver essersi proiettato sempre in avanti. Il loro concorso non è mai rimasto uguale nel tempo. Mai. In realtà noi il progetto nasce con il concorso internazionale Giovani Musicisti Città di Paola, Premio San Francesco di Paola, nel 2001. È un grande concorso multicategorie, nel quale noi abbiamo pensato ovviamente di offrire una vetrina a tutti i talenti musicali. Quindi
e non solo, naturalmente anche a tutti gli ambiti musicali. E abbiamo inserito una serie di categorie che è rimasta fissa nel tempo, che sono quelle categorie più richieste, ma ogni anno siamo andati a sondare e a promuovere categorie differenti, ambiti differenti. Quindi noi nell'arco di 17 anni abbiamo promosso dal jazz alla musica etnica, dalle bande ai cori, le orchestre giovanili, i giovani compositori, la musica antica, gli strumenti storici, ma anche il pop, sia per i cantanti che per gli strumentisti. E poi naturalmente una grandissima attenzione al mondo della scuola, alle scuole medie a indirizzo musicale, ai licei musicali, e anche con una bellissima categoria che a me piace molto, la categoria progetti speciali, a tutte quelle scuole di ogni ordine e grado all'interno delle quali si svolge un progetto musicale, che poi magari non è solo musicale, ma è in connessione anche con altre arti, per cui è un bellissimo momento di confronto in ambito naturalmente giovanile, però di tante arti che hanno come perno ovviamente la musica. Insomma, un grande viaggio nella musica. Vi ricordo la data del 30 marzo perché è importante, però l'associazione si proietta anche oltre. Il progetto ha un'altra scadenza in maggio. Vediamo questo filmato, poi lo approfondiamo. Thank you.
E lo avrete visto, lo avrete notato proprio dalla giovane età dei musicisti, che questo sarà un concorso dedicato soprattutto ai ragazzi che hanno la passione per la musica. Anche loro dovranno sottoporsi a una selezione molto rigida. No, beh, insomma, loro le metteranno alla prova a conclusione di un anno accademico, perché questo concorso si svolgerà dal 25 maggio all'1 giugno, quindi a conclusione dell'anno accademico, ovviamente, tutto quello che è stato il loro percorso di studi. Avranno però l'opportunità di farlo dinanzi, anche in questo caso, a giurati molto prestigiosi. E ovviamente per ogni categoria noi avremo giurie differenti, perché tutti i giurati avranno delle specificità rispetto alla categoria ovviamente nella quale sono inseriti. E, le categorie saranno suddivise in sezioni di età, quindi comunque i ragazzi parteciperanno nelle varie sezioni. L'ultima categoria però l'abbiamo voluta lasciare aperta, nel senso che non abbiamo un limite di età in questo concorso. Nel concorso lirico abbiamo i 35 anni, qui no, perché abbiamo lasciato soprattutto per alcune categorie la possibilità anche eventualmente di mettersi in gioco anche in un'età più avanzata. Ci piace anche sottolineare la promozione che voi fate del territorio. Già nel concorso lirico, quando da tutto il mondo arrivano in Calabria, gli artisti scoprono la nostra terra e portano questo ricordo nel resto del mondo. Nel concorso invece per giovani musicisti voi scegliete i luoghi dove tenere le prove, no? I concerti. Sì, perché questo progetto prevede innanzitutto la valorizzazione dei beni culturali, quindi gli eventi si svolgono all'interno di beni culturali. Poi oltretutto noi, in relazione anche alle convenzioni che abbiamo stipulato nel progetto, organizziamo anche delle visite guidate per la promozione e per la scoperta del nostro patrimonio storico-artistico, ma anche per far scoprire le nostre bellezze naturalistiche e naturalmente anche per far degustare le nostre squisitezze enogastronomiche. Quindi sicuramente diventa anche un evento non solo di promozione della musica, dei giovani musicisti, ma anche di tutto il territorio a 360 gradi, quindi si lega fortemente anche al discorso del turismo, soprattutto perché noi teniamo entrambi i concorsi in un periodo destagionalizzato. Volevo solo spiegare una cosa legandomi anche alla domanda di prima, la crescita del concorso. Concorso Giovani Musicisti Città di Paola, Premio San Francesco di Paola, come dicevamo, ha sondato, ha promosso tantissimi settori musicali. Negli anni però noi ci siamo accorti, e dal promo che abbiamo visto, che appunto si riferisce a edizioni passate, anche dei cantanti lirici. Beh, noi abbiamo notato che la categoria canto lirico era diventata talmente importante, talmente forte, i partner erano veramente di così alto livello che erano maturi i tempi per far sì che diventasse un concorso a sé. Quindi la crescita ulteriore è stata quella appunto di fondare un secondo concorso, che è appunto il concorso lirico internazionale San Francesco di Paola, che si terrà, come abbiamo detto, dal 28 al 30 marzo al Teatro Rendano, ed è un internazionale con le tre prove, quindi non più categoria unica, prova secca, ma tre prove, eliminatoria, semifinale e finale. Avremo nelle tre giornate appunto questi passaggi, chi passerà dall'eliminatoria sosterrà la semifinale, chi sosterrà la semifinale andrà in finale e poi ovviamente ci sarà l'assegnazione dei premi. Questo per noi è stato veramente uno sviluppo importantissimo del nostro progetto, e non escludo che in futuro possano esserci anche ulteriori sviluppi in questo senso, perché realmente la risposta è altissima se consideriamo anche che noi viviamo in Calabria, operiamo in Calabria, e per quanto a noi piace la nostra regione e la difendiamo, arrivare in Calabria da tante altre parti d'Italia e da paesi stranieri a proprie spese per competere in un concorso, farsi giudicare, non è una cosa semplice. Noi non stiamo organizzando, lo facciamo anche, ma non è oggi la nostra chiacchierata deputata a parlare di questo,
un festival, una stagione di concerti, che è molto più semplice, perché ovviamente noi facciamo una programmazione, telefoniamo agli artisti, noi li paghiamo gli artisti per venire. Invece riuscire a fare arrivare, considera che nel concorso Giovani Musicisti arriviamo a 1500 partecipanti, a fare arrivare così tanti musicisti da tante parti del mondo nella nostra terra, appunto per incontrarsi, sì, confrontarsi, perché però, è un bellissimo... come dire, si può fare, questa è l'idea, che si può fare ed è bellissimo, dire si può fare qui, stiamo scoprendo un'altra Calabria, una Calabria che in cui si ha voglia di arrivare, in cui si fanno grandi cose apprezzate, quindi è la Calabria che dobbiamo raccontare di più, che ci piace e che dobbiamo raccontare di più. Tra l'altro voi fate anche formazione, è un aspetto che si conosce di meno, ma su cui vogliamo puntare, perché ci sono dei master a cui voi siete nella fase organizzativa, c'è qualche difficoltà, ti pregherei la regia di mandare in onda le immagini che si riferiscono alle scorse edizioni, chiaramente, però c'è questo nuovo percorso che si sta preparando ed è davvero un'opportunità per giovani che vogliono specializzarsi e che aprono le porte del lavoro. Sì, assolutamente, noi siamo particolarmente soddisfatti di essere riusciti ad essere da pungolo, diciamo così, a far sì che la Regione Calabria istituisse un catalogo dell'alta formazione. Noi ci siamo da sempre occupati di alta formazione, e insieme alla divulgazione, alla promozione, alla produzione, ma abbiamo sempre dato una particolare attenzione all'alta formazione. Nel 2012 la Regione emanò un bando, e le immagini si riferiscono proprio a quella edizione, per corsi di alta formazione professionalizzante, e noi organizzammo veramente un percorso bellissimo con docenti di altissimo profilo, con uno stage molto formativo al Teatro Sociale di Como, e ci sono le immagini che scorrono anche di quello. E proprio sulla base di questo risultato e sulla richiesta da parte di tutti coloro che avevano partecipato, ma anche di quelli che erano rimasti esclusi, abbiamo spinto affinché venisse istituito questo catalogo. Il catalogo è stato istituito lo scorso anno, potevano fare domanda le università calabresi, i conservatori, le accademie di belle arti e le associazioni storiche con particolari requisiti come la nostra, che si erano appunto occupati nel tempo di alta formazione. Le figure che noi abbiamo individuato sono tutte figure richieste dal mercato del lavoro, e sono maestri direttori d'orchestra, maestri concertatori e arrangiatori, pianisti, accompagnatori di strumentisti e cantanti, ed esperti organizzatori eventi nel settore dello spettacolo. Le prime due figure sono più di area artistica, la terza è più di area tecnica. Non abbiamo limiti di età qua, perché questi master, che con rilascio di 60 CFU che noi organizziamo in convenzione con il Conservatorio di Musica di Cosenza, sono rivolti a tutti coloro che vogliono entrare nel mondo del lavoro o vogliono riqualificarsi all'interno della propria posizione lavorativa o vogliono magari reinserirsi. Perché sono richieste queste tre figure? Beh, in Calabria esistono, per esempio, intanto c'è una difficoltà a studiare direzione d'orchestra, perché mancano appunto le scuole di direzione d'orchestra, però noi abbiamo tantissime scuole medie a indirizzo musicale, licei musicali, come dicevo prima, che noi incontriamo durante il concorso. Hanno tutti un'orchestra e ci sono tanti docenti che dirigono solo grazie alla loro buona volontà, ma non hanno però alle competenze per farlo. Questo potrebbe essere una grandissima occasione per loro per acquisire appunto queste competenze. E pianisti accompagnatori, di strumentisti e cantanti, in conservatorio si studia per diventare grandi solisti, e la lamentela generale è quella che non si trovano pianisti che sappiano accompagnare strumentisti o accompagnare cantanti, quindi c'è una richiesta proprio concreta da parte del mondo del
del lavoro. Gli esperti organizzatori eventi, se noi andiamo a guardare le graduatorie della nostra, della Regione Calabria, c'è veramente un numero enorme di eventi in Calabria che sono spesso male organizzati, però che sono bellissime idee affidate a qualificatissimi direttori artistici, ma che si perdono poi nella fase della organizzazione. Quindi anche questa figura potrebbe veramente avere un impiego immediato. Tra l'altro, per questa figura non è richiesto un titolo di studio specifico, perché possono accedere tutti coloro che hanno un diploma di scuola superiore. Vogliamo, perché è molto davvero interessante e il nostro tempo non è tantissimo, spiegare, o meglio, rimarcare i termini, quindi quando c'è la scadenza delle domande. Ancora, altro problema di solito legati ai master è il costo degli stessi. Come funziona da questo punto di vista? Allora, il vantaggio per i calabresi, ed è solo per i calabresi, che mi auguro coglieranno appieno, è che la Regione ha emanato parallelamente un bando voucher, e abbiamo una finestra adesso che scade il 29 marzo e un'altra nel mese di maggio, e rimborserà completamente il costo del master. In più, siccome al termine del periodo di formazione, che scadrà nel mese di dicembre, sono all'incirca 16 weekend per ogni master, perché noi terremo di sabato e domenica le lezioni e si svolgeranno presso la nostra sede a Paola, la dimora storica Palazzo Stillo Ferrara. E al termine della parte formativa ci sarà anche un periodo di tirocinio. Anche per il tirocinio la Regione Calabria sosterrà i nostri corsisti con 400 euro al mese. Il tirocinio, tra l'altro, si potrà realizzare frequentare sia al di fuori della nostra regione, presso istituzioni importantissime, dal Teatro Sociale di Como allo Sferisterio di Macerata, Teatro Reggio di Parma, l'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro, il Conservatorio di Milano. Abbiamo veramente istituzioni di primo ordine, ma si potrà anche svolgere in Calabria, naturalmente, per chi non avrà la possibilità o la voglia di poter andare fuori regione. I docenti, una cosa dobbiamo dirla sui docenti, anche qui abbiamo docenti di grandissimo livello. Per il master di direzione d'orchestra abbiamo Donato Renzetti, Luciana Cocella, Daniele Agiman, Giuseppe Finzi, veramente nomi importantissimi della direzione d'orchestra. Il maestro Francesco Perri, perché noi accanto ai grandi nomi di livello internazionale ovviamente abbiamo sempre anche le eccellenze della nostra terra, e Giuseppe Lamalfa. E per i pianisti abbiamo, per la parte che è dedicata ai pianisti che accompagnano gli strumentisti, abbiamo il maestro Bruno Canino, che è il più grande pianista che si occupa di musica da camera. Insomma, in Italia. Una vera opportunità, sì. In pochissimi secondi, perché dobbiamo davvero chiudere, ricordiamo le date e poi l'appuntamento, ritorniamo un po', riavvolgiamo, sì, il filo, cominciamo in questo lungo viaggio con l'Orfeo Stillo chiaramente dal 30 di marzo. Esatto, quindi il 30 di marzo ci vendiamo al Teatro Rendano per questa grande serata finale alle ore 20. Per i master ancora abbiamo qualche giorno di tempo fino al raggiungimento del numero, perché noi dobbiamo raggiungere i 12 iscritti per ogni master, e quindi abbiamo qualche altro giorno, perché abbiamo ancora qualche posto per le tre figure. E poi naturalmente il 5 maggio è la scadenza ultima per partecipare al concorso Giovani Musicisti, che si terrà dal 25 maggio all'1 giugno. Tutte comunque informazioni più dettagliate potranno naturalmente i nostri telespettatori reperirle sul sito www.associazionestillo.it. Ci potranno naturalmente anche contattare direttamente, saremo a loro disposizione per qualsiasi tipo di informazione, aiuto, anche per eventualmente dare una mano per le domande, in particolare dei master, anche per quanto riguarda la richiesta del voucher. Insomma, la nostra disponibilità è totale. E questo è importante, perché con la burocrazia ci sia sempre delle difficoltà. Grazie per essere stati con noi, grazie a Giusy Ferrara per averci raccontato tante cose interessanti. Spero abbiate appuntato le date, le belle iniziative di una Calabria diversa. Grazie ad Enzo Leonetti in regia, vi auguriamo un buon proseguimento. Grazie a tutti.